Riapre la stagione del campionato italiano Junior Race Tour per la prima selettiva area centro-sud sul tracciato di Ponzano di Fermo. Vediamo ora il gruppo di lavoro coordinato da Andrea Bartolini mentre ci prepariamo al via della classe debuttanti. Ecco lo start, andiamo a vedere chi è il più veloce, il numero 192 Alberico Chico Paladino che prende il comando, il pilota del Kuma Ricambi Bike. Mentre al secondo posto in sella Yamaha vediamo il numero 2 Francesco Grosso insieme a Marco Rea, numero 818. Intanto prende il largo Alberico Paladino, che sarà vincitore di gara 1 ma anche di gara 2. Mentre vediamo il duello serrato tra Marco Rea per la seconda posizione in gara 1, numero 818, inquadrato anche il numero 154 Gabriele Silvestri, mentre Alberico Paladino dimostra tutta la sua velocità sul tracciato di Ponzano di Fermo. Immagini che ci regalano anche il numero 212, mentre arriva verso il traguardo e vince Alberico Chico Paladino. Doppietta per lui, mentre la seconda posizione assoluta di giornata è per il numero 2 Francesco Grosso e la terza posizione di Marco Rea. Eccoli qui al podio insieme ad Andrea Bartolini e Stefano Barbieri. Leader e tabella rossa Alberico Paladino al comando della classifica generale. Pronta al via anche la classe 65 cadetti, vediamo chi è il più veloce a scattare ed è il numero 167 Davide Rossi in questa sintesi, mentre dopo poco prende il comando il numero 353 Andrea Uccellini. Mentre al suo inseguimento vediamo il numero 167 Davide Rossi e poi il bellissimo duello tra Cristian Amali e il numero 38 Riccardo Mescolini. Immagini ancora per Andrea Uccellini, grande stile per lui e padronanza con il mezzo, la sua Husqvarna 65, mentre grande grinta anche per Davide Rossi, numero 167, mentre proseguono le immagini sul tortuoso circuito di Ponzano di Fermo e la bandiera a scacchi che vede il vincitore Andrea Uccellini. Seconda posizione di giornata per il pilota di Pardi Cristian Amali e la terza posizione per Davide Rossi, numero 167, che vediamo inquadrato. Il pilota del Shine Motorsport giungerà al terzo posto assoluto. Podio di giornata con il vincitore e leader di campionato Andrea Uccellini, il secondo posto di Cristian Amali e la terza posizione di Davide Rossi. E andiamo al via della classe 85 Junior, giù il cancello e la prima curva che in questa manche premia il numero 13 Francesco Trotta, mentre abbiamo visto una caduta senza conseguenze alla prima curva. Gruppo che si lancia sul discesone di Ponzano di Fermo è ancora Trotta davanti, mentre al suo inseguimento c'è già il numero 737 Luca Colonnelli, Celestini Racing in sella Gas Gas, e al suo inseguimento il compagno di team, il numero 25 Francesco Poeta. Immagini che ci hanno regalato anche il numero 333 Enea Lamanni, mentre ancora duelli per il podio finale. Ma il vincitore è Luca Colonnelli, per lui un doppio successo sia in gara 1 che in gara 2. Al secondo posto Francesco Poeta, sempre per il Celestini Racing Team, e al terzo posto festeggia il numero 51 Thomas Biagioli del Seven Motorsport. Ecco il podio di giornata, terza posizione per Thomas Biagioli, seconda posizione per Francesco Poeta e il vincitore Luca Colonnelli, con lui la tabella rossa di leader di classifica. Parte la classe 85 senior ed il più veloce in queste immagini è il numero 7
Niccolò Mannini. Ricordiamo, questa è una sintesi di entrambe le gare e qui vediamo in seconda posizione il numero 217 Brando Rispoli e poi ancora il numero 911 Gennaro Utek del Celestini Racing, mentre davanti è il pilota Di Pardi che sta andando a recuperare in questo gruppo di testa e si sta avvicinando al numero 7 Niccolò Mannini del Megane Racing. Ed ecco il pilota del Megane Racing inquadrato, mentre all'inseguimento un nutrito gruppo, vediamo il numero 321 Alessandro Traversini, mentre le immagini vanno su Simone Mancini, vincitore sia di gara 1 che gara 2 per la gioia del team Pardi. Inizio molto positivo per il numero 97, mentre vediamo ancora immagini per Brando Rispoli, per lui una seconda manche convincente, mentre festeggia in whip sul salto d'arrivo Simone Mancini, KTM Pardi Royal Pat, mentre vediamo Brando Rispoli che festeggia il risultato di gara 2, per lui il quarto posto assoluto in sella all'Husqvarna del team Mototecnica. Ed il podio di giornata con Gennaro Hurricane Utek Celestini Racing, Niccolò Mannini Megane Racing al secondo posto e Simone Mancini vincitore di giornata e leader della classifica. Cartello dei 15 secondi e dei 5 per l'inizio anche della classe 125. Una gara 1 che ha visto la caduta purtroppo di Valerio Lata, che qui vediamo inquadrato nelle fasi iniziali. Per lui purtroppo un infortunio che lo terrà lontano dalle gare per qualche tempo. Immagini anche per Fabio Massimo Palombini, grande protagonista di gara 1. E qui il gruppo è veramente combattivo, si inserisce anche Morgan Bennati, Nathan Mariani, si inserisce anche Alessandro Sadowski, ma il leader assoluto è il numero 212 sulla KTM Milani, ovvero Alfio Pulvirenti, che dalla 85 arriva come campione italiano, ma già in 125 è assolutamente competitivo dopo l'apertura degli internazionali d'Italia. Da segnalare la prestazione anche di Salvini, numero 79, che abbiamo visto inquadrato, protagonista di gara 1 e poi sfortunato in gara 2 a causa di una caduta. Nel frattempo ancora gruppo in lotta con Sadowski, numero 25, team Pardi, e Matteo Vantaggiato del Bartels Capurso MX. E qui abbiamo ancora Nicola Salvini che, nonostante abbia girato il ginocchio nella prima manche, è riuscito comunque a concludere alla grande con la seconda posizione. Ancora duelli nelle due gare riservate alla 125, ma va a vincere e festeggiare Alfio Pulvirenti, che meglio di così non poteva iniziare la sua stagione 2021 del Restore Campionato Italiano Junior Motocross per la gioia del team Milani. Abbiamo visto Nathan Mariani festeggiare sul salto d'arrivo, per lui il terzo posto in sella alla KTM del MRC Racing, il secondo posto di Alessandro Sadowski sulla KTM del team Pardi e la vittoria per Alfio Pulvirenti. L'appuntamento ovviamente al round numero 2.